stata possibile ospitarla solo in piccolo, ma tra le dimostrazioni più interessanti del Camerino Meraviglia Days c'è quella della fattoria La Rocca di Montefortino. Qui con noi c'è Giulia che insomma ci può spiegare in cosa consiste questo percorso che dall'animale arriva alla materia prima, cioè la lana. Sì, la nostra è una fattoria piccolissima, alleviamo pecore sopravvissane che è una razza dei sibillini e ci occupiamo della lavorazione della loro fibra, quindi partendo dagli animali, allevandoli fino ad arrivare al filato, e abbiamo pensato di aprirla al pubblico per far conoscere a tutti i visitatori come nasce un filo, quindi facciamo delle visite guidate che si chiamano proprio Come nasce un filo e raccontiamo quindi dall'animale la tosatura fino alla cardatura, il lavaggio fino alla filatura. Tingiamo anche con materiali naturali, quindi fiori, bacche, legni, quindi riusciamo a far vedere anche come prende colore la lana solo con materiali naturali. Abbiamo allestito un piccolo museo per far vedere come si lavorava una volta la lana a mano e poi facciamo vedere come lo facciamo oggi, che non è poi così diverso. Siamo già stimolati a conoscere questo laboratorio, figuriamoci l'intera fattoria.